Ciao a tutti. Oggi impareremo a fare le calze a macchina. L'avorazione dritta qua e poi qua tutto tubolare. Quindi ci sarà solo poi da cucire la gamba. Iniziamo subito. Io adesso devo fare la seconda della mia taglia, ma vi spiego anche come farla in un'altra taglia. Allora, cosa ci serve? Pesi in abbondanza pettine corto per la seconda frontura griff questo è diciamo obbligatorio il trafitto da almeno 20 diciamo 20 maglie poi un punzone a doppia corona da spostare le maglie dalla, prima alla seconda, dalla seconda alla prima frontura e un punzone doppio per poi le diminuzioni ok Iniziamo subito. Allora, intanto infiliamo il filato della macchina nel, nel tendifilo. Prendiamo i due pettinini e tiriamo avanti tutte le maglie da 40 da un lato 40 e anche dall'altro da 40. A 40 quindi devo tirare giù qualcuno così poi adesso con questo pettine qua 2-1 andiamo da sinistra spero che si vede bene contiamo 1-1-2-3 e dalla quarta ne lasciamo 3 iniziali, vedete qua 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Continuiamo con 2 1 fino a rimanere con l'ultimo ago alzato alla fine, ok? Mettiamo il carrello, la seconda frontura in H5 Tiriamo su sempre come di là da 40 in B da 40 a 40 cosa dobbiamo fare? allora, vedete, qua la prima frontura questa maglia non lavora giusto? noi da questa parte dobbiamo tenere su le due, i, i due aghi di fronte, vedete? allora, vediamo se riesco a farvi vedere allora. tiro su questi due aghi di fronte all'ago che non è in lavorazione io adesso lo sto tirando su per farlo vedere non è questo, questo. questo lago non è in lavorazione quindi era giù, ok? noi dobbiamo tirare su i due praticamente che, che sono uno da un lato e uno dall'altro tirati su questi due anche di qua costa uno a uno quindi prendiamo il Pettinino. Tiriamo giù, costa uno a uno, fino alla fine. OK. Allora, alla fine rimarremo qua con. Questi due. Che siamo giusti dall'altra parte nell'ago che non lavora e dobbiamo tirarne su altri due. Extra quindi, fino al 41, ok? Quindi, questo è l'ultimo ago che non lavora. Ma poi dobbiamo tenere su due in più a sinistra, ok? Adesso macchina in H4. Infiliamo la macchina, prendiamo i carrelli. Carrelli a 0 tutte e due, senza PR, senza niente. Infiliamo il filo nella macchina, tiriamo leggermente su giù per far passare il filo. Ok, e facciamo il primo passaggio. Mi deve venire così una specie di V e 2V due 2V due vicino ok ok adesso pettine togliamo il filetto io mi sono fatto un segno dove dovrebbe essere lo 0 così lo metto abbastanza centrato più o meno Qua, è così, ma si sì, che va bene. Infiliamo il filo del pettine, tac e ci attacchiamo. Io esagero perché c'è sempre fifa. Allora, da qua, cioè dall'inizio del lavoro, subito sotto che c'è il buco nel pettine, da lì ne attacchiamo 5, quindi 1-2. Se non le avete attaccato potete attaccare anche 3, 4. Però io ho visto che con 5 arrivo giusto giusto a fine lavoro. Non so se riesco a farvelo vedere. Eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 5 e siamo giusti giusti al lavo lavoro qua. Allora, adesso cosa facciamo? Stacchiamo il secondo carrello e lo facciamo andare a vuoto e Intanto volevo salutare un'amica, la vera piglia lepre, che in poche parole mi, mi ha dato lo spunto Io ho imparato grazie a un, suo, a un suo video, ho modificato un po' di cosine perché io non riuscivo e Quindi volevo ringraziarla eh, ci nel video, grazie che, che mi hai aiutato a imparare a fare i calzini e io spero di aiutare voi allora, una volta passato il carrello, le maglie sono cadute io spero che si veda qualche cosa vedete che di qua ci sono le maglie e di qua no? proviamo ad avvicinare un po' di luci ok vabbè spero che si veda che mannaggia marrone adesso senza toccare niente sempre tutto a zero facciamo la seconda passata dall'altra parte ta ta mi deve venire così adesso tensione 3 part PR destro aspettate che allargo tensione 3 di qua e tensione 3 di là Parte sinistro, PR destro e facciamo 4 giri. 1, 2, 3 e 4. Tiriamo giù PR e mettiamo tensione 4 già. Adesso prendiamo il... Dov'è? Scappato, eccolo qua. Il punzone a doppia corona, mettiamo la macchina in... 5 e spostiamo le ultime maglie, quelle in più. P4 e spostiamo queste due ultime maglie che abbiamo alzato: due aghi che abbiamo alzato. Li spostiamo dalla seconda alla prima puntura in questo modo. E le abbassiamo. Adesso H5, tensione 4, azzeriamo il contagiri 0 0 e così in tensione 4, facciamo 70 giri. Controllate bene tutto che vada bene. dopo 20 giri prendo due graffe e ci attacco due pesi laterali così Tac. uno qua all'inizio del lavoro vedete come tira e un altro dall'altra parte così siamo sicuri che tengono i due lati e non cadono i punti E andiamo avanti, è arrivata a 70, ok. Una volta arrivati a 70, passiamo tutte le maglie in prima frontura. Quindi, iniziamo da qua, una maglia andrà, diciamo, sul lavoro. Vedete, questa maglia andrà sul lavoro, e questa maglia invece andrà nella, nella maglia vuota nel lago vuoto. Quindi, spostiamo una. Io faccio un po' fatica con questo davanti, però penso che così ci vedesse abbastanza bene. Sposto tutte le maglie in prima frontura, e abbiamo finito le coste. Adesso, che abbiamo spostato tutte le maglie in prima frontura, nella seconda abbassiamo tutti gli aghi e la abbassiamo di uno scatto. Vedete le coste? Adesso tutti gli aghi li mettiamo in E, così la macchina li prende meglio. Ok, vedete? Mettiamo tutti gli arghini. Eh? Macchina tensione 5, e facciamo un passaggio da destra a sinistra. Controllando che li abbia lavorati bene tutti. Ok. Adesso ritiriamo su leggermente la seconda frontura. Tiriamo su dallo 0 al 20. Ok e controlliamo che tutte le linguette siano ben tirate giù che sennò poi ci rompono l'anima adesso. Trafitto da, io ce l'ho da 24 maglie, prendiamo le prime 20 maglie sulla destra della macchina. Così Quindi io poi lascio 4 aghi che non lavorano. Tiriamo verso di noi, io spero che si veda bene, poi spingiamo in giù e ci carichiamo le, queste 20 maglie sul trafitto. Con calma, per favore, che non cade qualcosa. Ok, allora io vi faccio vedere cosa può succedere. Vedete questa maglia ingarbugliata? Queste due, questa qua. Basta solo. Tanto le altre sono giuste. Quindi le tiriamo giù dalle alghe. In queste, basta che noi tiriamo un pochino su il trafitto e lo spostiamo un pelino verso avanti o tiriamo gli aghi aspettate, mannaggia o tiriamo gli aghi verso di noi così da sbloccarlo tanto tiriamo giù quelle che abbiamo già preso bene, che non servono più invece queste tre messe un po' manuccia cerchiamo di sbloccarle facendo così su e giù con il se avete FIFA di che vi cascano le altre potete anche chiuderle e vi aiutate magari anche con questo da una grossa mano in questi casi perché fa sì che si scaricano le maglie una volta che abbiamo tutte le maglie togliamo il peso da sotto e lo appoggiamo un attimino togliamo la graffa tiriamo leggermente in giù la seconda frontura e facciamo questo lavoro mettiamo in giù e lo facciamo girare in questo modo qua così lo tiriamo su tiriamo su la seconda frontura e ci posizioniamo in modo giusto cioè così così abbiamo gli aghi giusto giusto sotto alle maglie che dobbiamo mettere adesso togliamo il tappino e prendiamo E prendiamo tutti gli aghi sotto stando attenti che non scappano, che sa che quante volte che mi sono scappati a me ok? Una volta presi tutti, tiriamo in su e muoviamo il graffitto in modo che cascano tutte su gli aghi sotto stanti. E i primi venti li abbiamo messi. Tiriamo giù gli aghi, io spero che si veda bene perché, mannaggia, più di così macello. Tiriamo giù gli aghi, adesso, non fatevi fregare perché io mi sono fatto fregare una volta. Allora, se voi adesso passate il carrello così tranquillamente, vi cuce sta parte qua, madonna, dov'è? Qua. Se voi passate il carrello vi cuci tutta questa parte qua e quindi poi un pezzo di costa vi viene cucita alla calza. Io la prima calza l'ho fatta così, tutta perfetta, qua cucita, un nervoso pazzesco. Allora cosa faccio? Controllo che gli aghi che ho, ho spostato sono giù nella seconda frontura, tutti. Tiro giù di uno scattino la seconda frontura, metto gli aghi in E, quelli che sono rimasti, nella prima. E faccio la seconda passata dal carrello da sinistra verso destra, ok. E mo' facciamo la stessa cosa a sinistra. Quindi tiriamo su la frontura, tiriamo su i 20 aghi dallo 0 al 20, controllando che le linguette siano tutte abbassate. Con il trafitto. Prendiamo le 20 maglie di qua. I 20 aghi di qua. Sto facendo un sacrificio perché lavorare con sto cellulare davanti è un po' un mascello. Allora, ok, tiriamo in avanti, io spero che si veda, mannaggia, tiriamo in avanti finché cascano le maglie, poi spingiamo indietro finché le maglie non vengono caricate. Sul trafitto e adesso tiriamo fuori il trafitto, mettiamo il tappino. tiriamo fuori dal pettine fisso e lo mettiamo così e abbassiamo un pochino la seconda frontura a sinistra così, ecco, vedete ok e facciamo la stessa cosa di prima, cioè gli facciamo fare il giro tondo prima togliamo il peso se no ce l'abbiamo in mezzo che tira davanti Facciamo facciamo fare il giro della morte come prima. Così non tiriamo fuori. No, 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 ti supplico. No. Magia di YouTube. Le maglie non sono cadute. Quindi ho, oh, diciamo che ho smontato di nuovo. tutto ho rifatto tutto da capo. E con il traffitto quindi ho spostato le maglie da di qua a di qua. Così che abbiamo 40 maglie da questo lato da 20 a 20 e 40 maglie dall'altro lato. Ok? Adesso dobbiamo mettere... Stiamo un po'. Tensione 5. PR destro, part sinistro, tensione 5 anche di qua. Facciamo 20 giri di tubolare. Io li conto perché tanto sono, sono pochi, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10: sposto questi pesi un po' più in su, così siamo sicuri che tiene bene. Noi ne facciamo altri 10: 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, adesso prendiamo o un peso grande o due pesi piccoli. Li mettiamo tutti e due su una graffa, senza farli cadere possibilmente, e li andiamo ad agganciare. Allora, questi due sono ai lati qua sotto della calza. Questo qua lo mettiamo centralmente. Spero che mi sono capito. Da questo lato, visto che adesso stiamo lavorando in tubolare, da questo lato di qua, agganciamo in mezzo questo, così abbiamo un botto di pesi per fare il tallone. Part giù, due part nell'altro carrello. Mettiamo il carrello della seconda frontura in H, sempre a tensione 5. E adesso facciamo il tallone. Allora sempre controllando bene che sia tutto tirato comunque adesso si vede allora, allora. tiriamo su il primo ago a destra vicino al carrello e passiamo al carrello tiriamo su il primo ago a sinistra e passiamo al carrello poi teniamo un po' bene i pesi perché okay. allora io non so se riesco a farvi vedere. Se io tolgo i pesi, non si vede molto. Togliendo i pesi, poche parole il pezzo sale. Vediamo se riesco a farlo vedere così. Ok il pezzo sale e quindi poi cadono le maglie o non le lavora, invece con, con i pesi non c'è rischio che il lavoro sale, c'è comunque un rischio perché bisogna spostarli in due per tre però io di solito faccio anche così li tengo con le mani e li tengo un pelino più tirati, quindi poi tiriamo su il secondo ago dove c'è il carrello, passiamo il secondo ago di qua e passiamo e andiamo avanti così. Quindi il terzo di qua e passiamo, il terzo di qua e ripassiamo. Il quarto e il quinto ah, fino ad avere 12 aghi alzati di qua, 12 aghi alzati di qua e il carrello a sinistra. Ok. Mentre andiamo avanti, questi pesi sotto li dobbiamo sempre spostare di più verso il centro, perché andremo sempre a lavorare più vicino, quindi dobbiamo da qua dobbiamo spostarli prima più in qua, poi più in qua, poi più in qua, quindi fino dobbiamo spostarli, perché altrimenti Guardate, guardate come sale, così è giusto? Così no. Così è giusto. Vedete, senza peso va su, invece deve stare giù. Bene, giù. Andiamo avanti. Io adesso sono 2 4 6 8 9 e devo arrivare a 12, ok? E realtà corrigio il carrello a destra naturale perché 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 12 di qua, ok? E quindi in mezzo ci rimangono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ok? Dall'altra parte non ha lavorato perché con i due parti non lavora quindi è come se facciamo ferri accorciati. Adesso dobbiamo tirare giù gli aghi nell'ordine che li abbiamo tirati su. Quindi l'ultimo ago che abbiamo tirato su qual è? Questo qua lo tiriamo giù finché si chiude la linguetta. Tac. E passiamo il carrello. Poi abbiamo tirato su questo. Quindi tiriamolo giù finché si chiude la linguetta. E passiamo il carrello. Poi. Questo di qua, tiramolo giù e passiamo. Poi questo sulla destra, lo tiriamo giù e passiamo il carrello. Così, fino a quando abbiamo tirato giù tutti gli alghi, quindi siamo nella condizione di prima. Ok, l'ultimo angolo che ho tirato giù è questo qua, quindi. E questo qua, l'ultimo angolo che ho tirato giù. Adesso riposizioniamo bene i pesi sottostanti. Prendiamo il peso grande, lo sganciamo e lo attacchiamo qua all'estrema sinistra. Così. L'altro, sempre il peso grande, lo attacchiamo all'estrema destra. Se riesco a staccarlo, perché qua griffe sono sempre Stuart ok e lo attacchiamo di qua all'estrema destra eh sinistra scusate questo invece centrale piccolino lo mettiamo solo un pelino più su e basta ok adesso tiriamo su di nuovo i due NN sganciamo part part sinistro qui destro, tensione 6 sia nel primo che nel secondo e adesso facciamo 120 giri. Allora, io sotto vi lascio il, nella descrizione il, come si dice, il foglio dove c'è anche l'altra taglia. adesso lo faccio per la mia taglia: quindi questa va dal 42 al 48, ma c'è anche la taglia precedente. Quindi invece che 120 ne potete fare 100. Io, per mia mamma, ad esempio, ne faccio 90 perché ha, un, ha una taglia piccolina, 36. Quindi, già, però, già 37-38 eh, o 40, 41 potete farne anche 100. Ok. Quindi io vado avanti. In tubolare, Intanto azzeriamo i contagiri. 0 Contagiri azzerato, vado avanti 120 giri e poi vi faccio vedere le diminuzioni della punta. E vi ricordo, io ho fatto 50 giri e i pesi vanno spostati, sopra. Altri 20, 30, 40 giri e spostiamo sui pesi, che se no vi cadono le maglie laterali. È un masciallo, ok? Ricordatevi di spostare sempre i pesi. Ok, 120 giri. Adesso riposizioniamo bene i pesetti. Punzone da 2 E facciamo le diminuzioni. Come? Allora. Io spero che ci vediate perché, mamma mia, forse devo provare a tirarlo un po' più in su e un po' più in giù. Così proviamo così: ultime due maglie a destra. Prima frontura le prendiamo e le spostiamo di una maglia verso l'interno e tiriamo giù un ago. Nella seconda si vede meglio. Seconda frontura, stessa cosa: prendete le due maglie, le tirate su. E le caricate spostate di una maglia verso sinistra tiriamo giù lago, stessa cosa dall'altra parte e tiriamo giù un ago e anche sopra. Quindi facciamo tipo 4 maglie in meno 2 maglie per lato di diminuzione e tiriamo giù un ago e facciamo due giri. 1 e 2 e diminuire di nuovo due giri e diminuire di nuovo due giri e diminuire di nuovo fino ad avere 14 maglie per lato. Io vado avanti, tanto è semplice. Penso che l'avete capito. Dove si vede meglio, qua tiriamo su, tiriamo giù, passiamo di uno di un ago e rimettiamo su. tac E tiriamo giù l'ago che non lavora, Tac. e lo rifacciamo di qua. E nella prima puntura dei due lati, fino ad avere, come vi ho detto, 14-14 maglie davanti e dietro. E vi faccio vedere come chiudere. Ok, siamo rimasti con 14 maglie e 14 maglie, facendo diminuzioni: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Facciamo due giri di carrello soliti. Prendiamo l'ago a doppia crona il punzone e doppia corona e spostiamo tutte le maglie in prima frontura. Quindi tiriamo su, tiriamo giù e le passiamo in prima frontura. Se volete a questo punto potete anche togliere i due pesi grandi che tanto ormai non servono più. Via. Così avete un po' meno peso e riuscite meglio. Quindi passiamo tutte e 14 e 14 maglie sulla prima frontura. E io faccio la chiusura in macchina, cioè è semplice, ma negli scialli non mi piace molto perché rimane troppo rigida in confronto al tubolare iniziale. Eh, invece, qua, che deve tenere bene, deve cucire bene. Anche se stringe un po', non succede niente, anzi, la faccio che viene molto, molto bene. Ok, una volta passate tutte le maglie, tiriamo giù la seconda frontura che non serve a niente. Sganciamo il filo. Prendiamo il punzone a 1 e cosa facciamo? Zoom. Tiriamo fuori il primo ago. Carichiamo la maglia così sopra la linguetta. Rientriamo. Prendiamo col punzone. E lo spostiamo sul lago di fianco. Scusate, ma con la videocamera è un macello. Perché non so come metterla. Allora. Rivediamo. Tiriamo fuori lago. Facciamo un giro da destra a sinistra, rimettiamo dentro, così che lavora le maglie, poche parole. Poi prendiamo col punzone questo qua e lo passiamo in quello dopo. prendiamo passiamo in quello dopo così e lo tiriamo su poi tiriamo fuori questo qua lo passiamo lo mettiamo dentro e passiamo la maglia su quello dopo e così per tutti quanti fino alla fine ultima maglia prendiamo questa tragedia la passiamo in quella di fianco vediamo se mette sta fuoco ok la passiamo su quella di fianco tiriamo fuori via il funzone ripassiamo il filo sopra chiudiamo tagliamo il filo un pochino lunghetto giusto da nascondere la codina e tiriamo il lavoro Voilà. Adesso togliamo il filo dal pettine. Questi fili che avanzano qua, dobbiamo non dobbiamo tirare questa codina, dobbiamo farla passare fino dall'altra parte, quindi Tiriamo un, uno, prendiamo e tiriamo sotto questa codina. Vedete, così esce dall'altra parte, ce la teniamo per la chiusura. Per la chiusura, per la cucitura. Ok, adesso dobbiamo... Avvicinare queste due parti e cucirle appunto a punto materasso fino al tallone, fino a qua. Fatto questo, nascondiamo la codina della punta, lo sta qua. E io non faccio movimenti per nascondere il buchino, questo qua. Allora, da una parte di solito non c'è. E infatti, di qua non c'è sta. Il buchino del tallone viene solo da un lato e io ci metto meno a fare un rammendino interno che a tirare su maglie e farmacelli quindi poi una volta finito girate il calzino da rovescio e prendendo queste maglie qua da un lato e dall'altro fate un rammendino ci va proprio due secondi e fate prima ed il calzino è terminato adesso vi metterò poi stasera a cucirlo così è fatto Spero che, di essere stato chiaro, di avervi fatto vedere tutto bene. Perché purtroppo io, mamma mia, è un macello sulla macchina a mettere la videocamera. Quindi mi sono messo al collo un'asta col cellulare attaccato per fare il video. Solo che avendo la, la, la telecamera qua, è un po' macello fare i movimenti. Okay. Eh, volevo ringraziarvi, siete arrivati fino a qua. Volevo ringraziare la Vera Piglia Lepre di nuovo per avermi aiutato a fare questo tutorial. E anche un po' modificato dal, dal suo, dai suoi video. però grazie mille, grazie mille, grazie mille. Vera. E io vi, vi lascio al prossimo video. Mi raccomando, lasciatemi un pollicione. E condividete il video se sapete che altri amici lavorano a maglia vogliono imparare a fare le calze. E io vi saluto. Ciao ciao!